Un Milan Primavera che torna alla vittoria, assist di Hugo Cuenca, gol, gran bel gol di Chaka Traoré, che vedete ha ricevuto un bel pallone da Hugo Cuenca che ha allargato il gioco, saltato uno, due avversari, tiro sul secondo palo, palo gol, gran bel gol del nostro gioiellino Chaka Traoré, vediamo se rinnoverà o no. Ci sono un po' di dubbi, io sento un po' puzza di Juve, non so, ditemi voi, ma ricordiamolo, calciatore in scadenza a breve, quindi da rinnovare assolutamente, forse il miglior elemento della primavera. Vediamo se è un altro di quei calciatori che inizia già a chiedere cifre folli per 6 gol in primavera che fa. Si tratta sicuramente di un grandissimo talento, però non ha ancora fatto vedere il massimo potenziale. Stiamo attenti, vediamo cosa succede. Io ovviamente spero che rimanga e spero che faccia parte di un possibile Milan seconda squadra il prossimo anno, o nel caso sia aggregato alla prima squadra e possa trovare già qualche minuto, non lo darei in prestito un calciatore così che comunque ha fatto vedere che ha diverse qualità, deve sicuramente trovare un po' più di continuità. Bravo anche Hugo Cuenca, come vedete nel titolo ha fatto una buona partita, una delle sue migliori partite rossonero, sta finalmente anche lui trovando continuità, non tanto di gol, ne ha fatto uno, vi ho portato il video poco tempo fa, ma di rendimento, quindi calciatore che piano piano sta iniziando a far vedere le sue qualità, anche se ovviamente tutti ci ricordiamo i famosi video che c'erano all'inizio su YouTube, che faceva due o tre giocate spettacolari. Non si sono ancora viste queste giocate, ma credo che non gliele richieda neanche Abate, credo che gli richieda di imparare tanto a livello tattico, cosa che forse in Paraguay proprio non gli hanno insegnato molto. Tecnicamente è molto forte, quello si vede, comunque altro giovane che sono contento che finalmente sta trovando un po' più di continuità. Un Milan che vedete è sceso in campo con Nava in porta, Bakuné, Simic, Nsiala Makengo, Bartesaghi, Foglio, Stalmach, anche lui ormai sta diventando un perno del centrocampo del Milan, Zeroli, altro calciatore che quest'anno mi è piaciuto tantissimo, e davanti Cuenca e Traoré, oramai diverse partite confermate in quel ruolo, con Mangiameli invece che ogni tanto gioca titolare, ogni tanto gioca qualcun altro, ma vedo che davanti Abate anche centrocampo sta facendo un po' di prove, magari anche in vista della prossima stagione, o capire come, quali sono i migliori talenti. Oggi sono entrati Heffernan nel finale, è entrato anche Malaspina, tutti i calciatori che piano piano stanno facendo parte di questo gruppo della primavera, che comunque è molto numeroso. Ragione in più che, come dico, mi fa pensare che una seconda squadra, con l'acquisto di Vasquez e tante altre piccole cose, anche quest'ultimo acquisto di questo ragazzo che ha già 19 anni, io spero e prevedo una seconda squadra il prossimo anno. Milan Primavera che comunque è ancora sotto in classifica, se non sbaglio siamo al 13° posto su 18 squadre partecipanti, quindi ancora tanto da fare per garantirci la salvezza. Comunque vittoria contro il Bologna importantissima anche proprio nella sfida salvezza. Il Bologna ha già 37 punti, se non sbaglio è molto più avanti rispetto a noi, però è una di quelle squadre che dovevamo battere e ce l'abbiamo fatta. Il nuovo acquisto Kingsford non era neanche in panchina, ovviamente vediamo se dalla prossima partita sarà convocato, se può essere convocato. Io ho provato a leggere qui e là, sembra di sì che possa essere convocato. Vediamo se da qua alla fine della stagione riusciamo a vedere qualcosina anche su questo giovane ragazzo appena arrivato. Anche per questo video è tutto, come sempre un bel mi piace al video, un saluto dalla gatta che oggi mi ha fatto compagnia dall'inizio, ci vediamo alla prossima.